siamo arrivati a descrivere la site view dell'utenza privata, quindi dell'utenza che gestisce fisicamente le liste della spesa, inserisce o elimina delle voci, modifica le quantità, segna quello che ha acquistato e quello che non ha ancora acquistato. Quindi la parte fondamentale di questa site view è proprio la gestione delle liste, quindi con la possibilità di visualizzare tutte le liste disponibili per il singolo utente, sia quelle create in proprio che quelle condivise con altri. La possibilità per ogni singola lista o di inserire dei prodotti custom, quindi se non si trovano i prodotti necessari all'interno del database centralizzato gestito dall'amministratore dell'applicazione, c'è la possibilità di introdurre dei prodotti che vengono in automatico inseriti in una categoria particolare, che è appunto la categoria dei prodotti personalizzati, dando la possibilità così anche all'utente di aggiungere i prodotti che gli sono necessari e che magari nessuno ha ancora pensato di aggiungere nel sistema centrale. Oltre chiaramente alla possibilità di aggiungere nuovi prodotti, c'è la possibilità di scegliere dal database centrale sia per una ricerca per categoria sottocategoria, sia per una ricerca per nome, in modo da facilitare le procedure di individuazione del prodotto. Altra funzionalità poi disponibile sarà quella che riguarda l'associazione a punti vendita, quindi io ho la possibilità di visualizzare tutti i punti vendita a cui sono già associato e per questi ho la possibilità tramite un'apposita custom unit di riuscire a costruire un percorso da seguire per raggiungerli, e poi ho la possibilità di associarmi ai di nuovi punti vendita, quindi posso accedere al database centrale di tutti i punti vendita e di questi posso dire associami a questo oppure disassociami da questo punto vendita. Dei punti vendita a cui sono associato, oltre ad avere la possibilità, appunto come abbiamo detto, con un'apposita custom unit di individuare le indicazioni stradali per raggiungere il punto vendita, ho anche la possibilità di visualizzarne tutte le news, con appunto le relative funzionalità di associazione e disassociazione da punto vendita. Stesso discorso vale per le liste, cioè anche per le liste io ho la possibilità di dire condividi questa lista con questo utente, individuabile tramite indirizzo email. Questa è la necessità di avere un indirizzo email singolo per ogni utente, quindi di averlo univoco all'interno della base dati. Individuo un utente per indirizzo mail, questo utente si troverà una richiesta di condivisione lista che poi può accettare piuttosto che non accettare. Vediamo subito queste funzionalità utilizzando l'utente privato che abbiamo creato in precedenza. Allora, come possiamo vedere, questo utente non ha ancora nessuna lista e non è associato ancora a nessun punto vendita. Come abbiamo detto prima, le funzionalità disponibili sulla lista sono la gestione lista, che adesso andremo a utilizzare per introdurre una nuova lista, o la condivisione lista, che permette di condividere, quindi di suggerire a un utente già registrato sul sistema di condividere con noi una lista che stiamo utilizzando. Allora, creiamo subito una nuova lista, creiamo lista della spesa. E qui abbiamo la possibilità di vedere tutto quello che è contenuto nella lista, in questo momento una lista vuota, e la possibilità di aggiungere un prodotto già presente nell'anagrafica centrale, quindi in questo caso i nostri spaghetti, che possiamo sia cercare per categoria sottocategoria, sia come ricerca per nome. Noi abbiamo la possibilità di aggiungere questo prodotto delete, si può dare. Sì, anche a me capita abbastanza spesso. Dicevamo appunto, possiamo aggiungere
un prodotto già presente in archivio o per ricerca nominale. Oppure ok, quindi abbiamo la possibilità di cancellare, modificare quantità, indicare come acquistato ogni singolo prodotto che è presente nella nostra lista, in questo caso solo uno. Oppure abbiamo la possibilità anche di introdurre un prodotto personalizzato. In questo momento non c'è nessun prodotto personalizzato nella nostra lista, quindi non abbiamo a disposizione nessun prodotto personalizzato. Possiamo introdurre, non lo so, facciamo sugo pronto, con gli spaghetti va bene, ok, e ce lo troviamo nella nostra lista in automatico con quantità 1 e non ancora acquistato. Chiaramente possiamo dire che ne vogliamo due perché e che non abbiamo ancora comprato niente. E questa è la situazione della nostra lista. Per quello che riguarda invece la gestione della condivisione, abbiamo la possibilità di dire: io voglio condividere la mia lista della spesa. In questo momento l'unico che ci può accedere è l'utente con cui siamo collegati in questo momento. Possiamo dire aggiungi richiesta, ma specificando un'email non presente, viene indicato che l'indirizzo email non è di un utente registrato, quindi è necessario nel nostro caso specifico registrare un nuovo utente per poter condividere con lui la lista, e poi andremo anche a farlo. Per quello che riguarda i punti vendita invece, in questo momento questo utente non è associato a nessun punto vendita. Abbiamo la possibilità però di andare a cercare punto vendita, andiamo alla provincia di Lecco, mi pare che l'avessimo creato, così lo troviamo subito. Possiamo selezionare il punto vendita che ci interessa, lo associamo, e a questo punto io ho la possibilità sia di vedere cliccando sul punto vendita quali sono le news adesso associate con il relativo intervallo di validità e la descrizione di dettaglio. Ha la possibilità di disassociare il punto vendita se non mi interessa più, ho la possibilità di calcolare il percorso dicendo io parto da, facciamo finta che parto da Como, e lui, molto semplicemente anche qui sfruttando le funzionalità messe a disposizione da Google Maps, era chiuso in una custom unit appositamente sviluppata, individua qual è il percorso da seguire e quali sono le relative attenzioni da portare, svolte da fare nel percorso. Anche qui, come per il profilo commerciale e come per il profilo amministratore, esiste sempre la possibilità di modificare le utenze i dati dell'utenza che è attualmente loggata, nel caso fosse necessario.